passa ad avere una forma attuale in un dato fenomeno di deformazione. La matrice G, come abbiamo visto, misura gli allungamenti degli spigoli di questo cubetto e la variazione dell'angolo rispetto a pi greco mezzi 90 gradi fra due spigoli ortogonali nel passaggio dalla configurazione di confronto alla configurazione attuale. Invece T è un oggetto che permette di rappresentare le forze per unità di area che appaiono sulle facce di questo cubetto infinitesimo. Quindi, per esempio, se consideriamo la normale E con 1, T E con 1 è il vettore che rappresenta la forza per unità di area, la forza di contatto per unità di area che si affaccia attraverso la faccetta normale E con 1 di questo cubetto. Allora, noi ora dobbiamo cominciare ad affrontare un problema che è antico. Ovviamente daremo solo cenni a questa, che è una teoria molto complicata che si applica in vari ambiti scientifici e tecnologici. Tanto per dirvi che cosa succeda all'interfaccia fra una protesi d'anca e l'osso che ricresce è una cosa complicata, molto importante, che si descrive con questa teoria. Uno deve capire, per esempio, che cosa succede all'osso ricresciuto e quali sono le sue, intorno a una protesi, quali sono le sue proprietà meccaniche, cosa cruciale per il successo di un intervento di quel tipo. Allora, l'idea di base è la seguente: questo problema antico è stato studiato da Galileo. Noi dobbiamo capire, a partire da una configurazione di confronto cistellato e un cubetto infinitesimo nella configurazione di confronto, per quali deformazioni e per quali stati di tensione questo cubetto infinitesimo rimane non danneggiato, cioè rimane nella stessa, che vogliamo dire, nello stesso stato, ha le stesse equazioni costitutive di quelle che aveva nella configurazione di confronto. Mi spiego: se io ho questo cubetto infinitesimo ed è fatto di alluminio, lo deformo, continuerà a comportarsi come alluminio? Ovviamente questa frase è abbastanza ambigua e questa domanda è abbastanza ambigua, perché uno dovrebbe specificare che cosa significa comportarsi come l'alluminio. Allora cominciamo a cercare di precisare questa questione. Supponiamo di avere un'equazione costitutiva elastico lineare isotropa. Quindi supponiamo di avere l'equazione costitutiva elastico lineare isotropa per un dato materiale. I moduli di elasticità sono mu e lambda. Allora, a partire dalla configurazione di confronto che abbiamo, deformiamo questo cubetto infinitesimo e troviamo, a partire da una matrice E grande di deformazione, che è la linealizzata di G, vi ricordo, E grande, ci chiediamo qual è lo stato di tensione corrispondente. Allora, diremo che un cubetto infinitesimo di alluminio si comporta come l'alluminio iniziale che avevamo, fino a quando questa equazione costitutiva è valida. Quindi, se il materiale era isotropo prima, rimane isotropo anche dopo, e fino a quando i moduli lambda e mu continuano a essere sempre gli stessi.
Quindi in realtà quello che stiamo dicendo è per quali valori di G e T continuano a valere le equazioni costitutive che abbiamo postulate a partire dalla configurazione di confronto. Questo già è una domanda che uno può formulare in maniera più precisa e rigorosa. Guardate, questo non è un problema così pellegrino. Se prendete un cubetto infinitesimo, o anche non infinitesimo, cioè un cubetto di cemento, e lo sottoponete a un ciclo di carico-scarico in una data di reazione, dopo un po' si aprono, se questi cicli di carico-scarico durano abbastanza lungo, si aprono delle fessure, i grani che formavano, che erano tenuti insieme dal legante chimico, che voi sapete che per esempio i campioni di cemento sono il risultato, un cubetto infinitesimo di cemento che è il risultato di una reazione chimica, tra l'altro che produce calore, che fa trasformare alcuni componenti chimici inumiditi in leganti che tengono insieme vari grani. Allora, se voi avete due grani che sono tenuti insieme dal legante e fate un ciclo di carico-scarico, dopo un po', un certo milione di cicli, i due grani si staccano. E quindi nel cubetto, che prima poteva essere considerato come un unico blocco, si cominciano a aprire delle cricche. Non è più cemento, o almeno non è più cemento di prima, non è più il materiale che avevate all'inizio. L'equazione costitutiva che avevate postulata, verificata sperimentalmente per il vostro cubetto infinitesimo, non è più valida. L'alluminio, vi faccio qualche esempio, poi ne potremmo fare milioni, dobbiamo cercare di astrarre questo discorso. L'alluminio e il sale, vi sembrerà strano, ma hanno una composizione chimica molto simile. Sono cristalli che sono depositati in un processo molto simile e poi, per delle ragioni collegate ai processi di crescita dei cristalli, a un certo punto si cominciano e si vedono pure dei grani omogenei che poi si attaccano ad altri grani omogenei che però sono orientati in maniera diversa. Quindi uno riesce a vedere un tessuto granulare sia in un campione d'alluminio che in un campione di sale. Quello che cambia tra l'alluminio e il sale è la forza del legante di questi grani. Diciamo, il modulo di Young dell'alluminio è fra le 100 e le 10.000 volte più forte, più grande del modulo di Young del sale. Ma da un punto di vista costitutivo, un campione di sale e di alluminio può, in buona approssimazione, se contiene un numero sufficientemente grande di sale, di grani, essere considerato come un materiale isotropo. Quindi questa equazione costitutiva vale sia per l'alluminio che per il sale, solo che mu e lambda sono molti più megapascal per l'alluminio rispetto al sale. Le modalità di danneggiamento dell'alluminio e del sale sono molto simili. Sono dei processi di sconnessione fra grani che indeboliscono la struttura, il materiale, quando soggetto a prove di carico ciclico. Quindi, diciamo, di equazioni costitutive uno se ne inventa tante quanti sono i materiali. Noi stiamo schematizzando, per esempio, fenomeni nei quali non ci siano variazioni di temperatura. Quindi fenomeni puramente meccanici, questa è un'approssimazione che assolutamente non è valida in generale. Abbiamo stabilito, fra le altre cose, un legame costitutivo fra lo stato di tensione e lo stato di deformazione. Ecco, per esempio, io oramai più di 20-25 anni fa
ho passato 6 mesi della mia vita a misurare i coefficienti lambda e mu della pietra di tufo napoletana, della quella pietra porosa prodotta dall'eruzione della grande caldera di Napoli, insomma. Quella che poi quella pietra che è sbriciolata dalla pozzolana. E ho scoperto questa cosa molto interessante, che il legame costitutivo fra lo stato T di tensione e la deformazione G, questo legame costitutivo dipende pesantemente dalla temperatura. Se cambiate la temperatura del vostro oggetto, anzi c'è una soglia, c'è una temperatura soglia al di sopra della quale questo materiale soffre una drastica diminuzione dei moduli mu e lambda. Non stiamo parlando di questi fenomeni qua, noi stiamo parlando del deterioramento del materiale a causa di cicli ripetuti o di una deformazione permanente. Sono diversi tipi di meccanismi. Quindi, per esempio, se voi avete un edificio soggetto a scosse di terremoto, una certa regolarità, e questo non è, dovete pensare, non esistono solo i terremoti tettonici che vengono una volta ogni 3 anni. Per esempio a Pozzuoli ci sono dei terremoti frequenti, tipo 300 microterremoti al giorno per 6 mesi ogni 5 anni. E allora uno shakeraggio di questo tipo a un edificio può costare molto. La struttura del materiale soggetta a prove di carico di questo tipo può variare drasticamente. In realtà in ambito ingegneristico queste cose sono cominciate a vedere, a osservare quando è nato il cemento armato, perché si sono rivelate fenomeni di affaticamento per strutture metalliche, sono le componenti metalliche e anche quelle, diciamo, chiamiamole la roccia che abbiamo costruito artificialmente per legare il metallo, e negli aeroplani, perché voi sapete che gli aeroplani usano una sorta di battito delle ali, le ali degli aeroplani si muovono durante il volo, sono fatte per muoversi, quindi tutte le componenti di alluminio sono soggette a cicli di carico continuo. Quindi il discorso è questo: noi dobbiamo capire in che situazioni le equazioni costitutive che abbiamo postulate all'inizio, a partire dalla nostra configurazione di confronto, ecco, dobbiamo capire quando, fino a quando, quelle equazioni costitutive possono essere utilizzate in presenza di carichi statici o variabili. Si chiama criterio di resistenza un qualsiasi criterio che mi permette di stabilire, a partire da certe informazioni sulla storia di deformazione e tensione di un dato cuberto infinitesimo, mi permette di stabilire qual è l'equazione costitutiva di quel cubetto infinitesimo. Devo necessariamente semplificare, di equazioni costitutive ce ne possiamo inventare altre. Se il nostro cubetto è poroso potremmo avere altre relazioni costitutive, per esempio una relazione costitutiva che mi dice n la frazione volumica dei vuoti in funzione di e grande la matrice di deformazione per mezzo di una fortuna f. No? Quindi non mi voglio limitare a considerare solo alcune equazioni costitutive, cioè quello che dovete capire è che i criteri di resistenza si applicano nelle situazioni più disparate. Ora, lo so che vi faccio un esempio, potrebbe più che altro spaventarvi, ma voi sapete esistono dei materiali molto importanti che si chiamano dielettrici,
che servono a costruire i capacitori. Se prendete un'armatura e un'altra armatura di materiale conduttore e dentro ci mettete un dielettrico, poi applicate una caduta di potenziale ai cavi di questo apparato, accendete un campo elettrico nel dielettrico e avete una certa quantità di energia elettrica che immagazzinate nella capacità. E ragazzi, c'è un'equazione costitutiva anche per il materiale dielettrico che sta qua dentro. Se cambiate il materiale dielettrico qui dentro e applicate sempre la stessa caduta di potenziale, la carica capacitiva che si affaccia sulle armature, l'energia elettrica conservata nel capacitore varia, e varia al variare del riempimento di dielettrico che avete aggiunto. E quella è un'equazione costitutiva, no? È un'equazione costitutiva che lega al vettore di polarizzazione elettrica il vettore elettrico, da non confondere con questo è il vettore elettrico, il campo elettrico, mettiamoci le frecce sopra, tanto per fare un segno diverso. Anche lì c'è un criterio di resistenza. Se io accendo un campo dipendente, sinusoidale, dipendente dal tempo a una certa frequenza, e sottopongo sto povero capacitore a cicli di carico-scarico continui, dopo un po' lui si deteriora, si sbriciola, è soggetto a fenomeni di polarizzazione permanente, insomma, si rompe in un qualche modo. E chi la suscettibilità cambia. Quindi un criterio di resistenza è un qualsiasi algoritmo, regola, che poi si traducono sempre in formule, che ci permette di stabilire quale equazione costitutiva si deve utilizzare per descrivere un dato materiale quando sia nota la storia di carico di quel materiale, dove per storia di carico intendo una cosa generica, anche questa per il capacitore di cui ho parlato ora. Quindi in realtà noi faremo degli esempi di criteri di resistenza, discuteremo di esempi di criteri di resistenza, esempi che si applicano a materiali che possono essere schematizzati come un continuo di Cauchy tridimensionale. Poi, molto ancora più in particolare, introdurremo, secondo quanto prescritto, dei criteri di resistenza statici. La storia di carico non giocherà un ruolo nei particolari criteri di resistenza che introdurremo. Allora, la questione è semplicemente questa. Voi avete una funzione del tempo, GDT, un'altra funzione del tempo T grande T. Questa è la storia di carico. Sapete tutto quello che è successo. In alcuni test si dice da meno infinito fino all'istante di zero. Sapete tutto quello che è successo a quel dato materiale. Questa è la storia del carico. Va bene? Nota che sia la storia del carico, voi volete stabilire qual è l'equazione costitutiva del materiale nel cubetto infinitesimo che ha subito questa storia di carico. Ci siamo? Ah, ci sono delle regole empiriche, ora anche queste sono tabellate, ovviamente qualcuno ci ha pensato, poi altre persone applicano più o meno pedissequamente risultati trovati da altri, ma insomma si sa che un dato campione d'alluminio può essere utilizzato nell'ingegneria aeronautica se sottoposto a tot milioni di cicli continua ad avere un modulo di Young maggiore o uguale di una certa soglia. No? Quindi è evidente che fenomeni nei quali la storia del carico gioca un ruolo rilevante nella qualità del materiale con cui avete a che fare, ne possiamo trovare quanti ne volete.
è stata però decisa una drastica semplificazione per quanto riguarda l'ingegneria civile edile e in particolare per quanto riguarda la teoria delle travi, delle piastre, dei gusci e del continuo tridimensionale. I criteri dell'esistenza che si formulano in questo ambito sono criteri dell'esistenza che non tengono conto della storia del carico, ma tengono conto soltanto del valore corrente di T e di G. Che cosa si dice in ultima analisi? Io ho il mio cubetto infinitesimo. Se questo cubetto infinitesimo ha uno stato di tensione T e uno stato di deformazione G che verifica alcune condizioni, allora il mio cubetto infinitesimo continua ad avere le equazioni costitutive che ho postulato all'inizio. Se qualcuna delle condizioni su T e su G che ho posto non sono più verificate, allora il mio cubetto infinitesimo non è più schematizzabile nel modo nel quale l'avevo schematizzato all'inizio. Facciamo un esempio dalla teoria della trave di Saint-Venant. Prendete questa trave, applicate dei carichi su questa trave. Vabbè, che cosa? Supponete la bacchetta magica o Visual Nastran. Applichiamo questi carichi e troviamo qual è la forma di questa trave dopo aver applicato le forze. Per fare questa previsione, qui troviamo la formula, determiniamo la previsione che la teoria del continuo di Cauchy tridimensionale ci dà. Ragazzi, per scrivere le equazioni, per risolverle e per dare questa previsione, voi dovete postulare delle equazioni costitutive. Ce lo siamo detti, no? Anche in ambito elastico. Quindi voi dovete accettare che ci sia una matrice quadrupla, un tensore quadrupla di elasticità lineare, per esempio, che leghi la matrice è grande alla matrice T grande. Questo per poter risolvere le equazioni. Va bene? Allora, usate questa teoria e alla fine scoprite che la forma della trave, per esempio, è diventata questa qua. Cubetto infinitesimo per cubetto infinitesimo potete dire quanto vale T e quanto vale G, se è vero il nostro modello matematico. Va bene? A questo punto entra in gioco il nostro criterio di resistenza. Noi abbiamo postulato, per esempio, facciamo un esempio, ma non vi dovete attaccare a questo esempio. Facciamo l'esempio che il nostro materiale sia elastico lineare di sopra. Quindi valga questa equazione costitutiva. Scopriamo che tutti i punti del nostro, la deformazione di tutti i cubetti infinitesimi della nostra trave. Quindi, che ne so, qui c'è una certa deformazione, qui c'è un'altra deformazione, qui ce n'è un'altra. Punto per punto avete che il cubetto infinitesimo si è deformato in un certo punto. Prevedete di avere un cubetto infinitesimo che si è deformato in un certo punto. Dopodiché, che fate? Dite, questa trave è fatta di alluminio. Prendete un cubetto infinitesimo di alluminio e lo deformate in tutti i modi possibili, o almeno in tutti i modi che verificate accadere per quella trave, no? Ponete di avere una trave omogenea di alluminio. Allora, che cosa scoprite? Scoprite che qualche volta, se prendete il vostro cubetto infinitesimo originario e lo deformate, poi quando lo scaricate, quel cubetto infinitesimo si è rotto, si è cliccato, insomma l'equazione costitutiva non è più questa. E quelle sono deformazioni o stati di tensione pericolosi. Perché? Supponete che il cubetto infinitesimo che sta qua sotto, in questa forma attuale,
sia soggetto a fenomeni di rottura. E allora questo cubetto qua non regge più nulla, o regge molto meno. E quindi l'equazione costitutiva che voi avete postulata, almeno per quel cubetto in vendita, non vale. Dovete risolvere di nuovo il problema, tenendo conto del fatto che il materiale non è più omogeneo. E perché? Perché qua si è cominciato a rompere. Ovviamente l'energia di deformazione, che prima era distribuita in un certo modo, visto che un pezzo del materiale non c'è più, non regge più i carichi, si distribuirà in un altro modo. E quello che può succedere è che quest'altro cubetto qua ora deve portare tanta di quell'energia di deformazione che si rompe pure lui. Stiamo descrivendo piano piano uno di quei processi di collasso statico, processo al quale qualche struttura è stata soggetta in passato. Si chiama anche propagazione per sciame di cricche, questo se avete materiali del tipo alluminio, sale o la parte, diciamo, rocciosa del cemento armato. Allora, quello che è stato capito è che un criterio di resistenza anche in regime statico poteva essere molto utile, perché poteva evitare degli errori di progettazione marchiani. Mi spiego ulteriormente. Noi qui stiamo supponendo che se ho una deformazione E, ho uno stato di tensione T. Se raddoppio E, raddoppia T. Se triplico E, triplico T. Questa equazione costitutiva processa ogni deformazione e a fronte della generica deformazione vi produce una precisa matrice T, una tensione precisa. Questo non è vero sempre. Un dato cubetto infinitesimo soggetto a una deformazione troppo grande si rompe e non reagisce più con queste equazioni costitutive. La vostra modellazione è partita da questa ipotesi, e cioè che questa equazione costitutiva valesse, e le vostre previsioni sono basate su questa ipotesi. Se questa ipotesi non è più valida, la vostra previsione non vale più niente. Allora, ovviamente, sesto empirico potrebbe dedurre che la teoria non serve a niente, perché qualche volta fallisce. Invece, se uno come Galileo, perché Galileo che ha cominciato a pensare ai criteri di resistenza, e poi successivamente von Mises, Tresca, Beltrami e tutti quelli che hanno studiato questo problema, se uno assume un atteggiamento costruttivo, dice: vabbè, devo inventare un altro pezzo di equazione costitutiva, devo migliorare la descrizione del mio materiale. Non solo devo dire che il mio materiale si comporta così, ma devo dire quando si comporta così, per quale valore di E e di T è valida, per quali valori di E e di T gradi è valida quell'equazione costitutiva. Questa cosa si insegna più o meno con la zappa anche al liceo, all'Istituto Tecnico per Geometri. Ritorniamo a questa discussione, perché si deve inquadrare questa discussione, diciamo, fatta in maniera elementare con il discorso più organico che stiamo tentando di fare ora. Allora, ovviamente loro non sono capaci di maneggiare matrici e quindi considerano misure di deformazione scalari. Purtroppo, ragazzi, questo non è sempre possibile. Vi ricordate, ve l'ho fatto vedere, avete fatto i conti, mica T33 dipende solo da E33, e il mondo sarebbe troppo bello se fosse così.
Non è che la forza assiale in un gruppetto infinitesimo nella direzione 3 dipende soltanto dall'allungamento nella direzione 3. Se fosse così, il nostro mondo sarebbe molto più semplice. Purtroppo, una data componente di T, anche nel caso ipersemplice di materiale isotropo, dipende non da una sola misura di deformazione, ma da più misure di deformazione. Però, facciamo così, blocchiamo tutte le altre, non sempre è possibile. Immaginiamo un esperimento, per esempio, a compressione con mantello laterale bloccato. Quindi gli fate una camicia di forza a sto provino, lo comprimete applicando le forze lungo alle fasce libere, e però questo provino non si può deformare cambiando l'area della sezione, anzi non può proprio cambiare la forma della sezione. Queste sono le prove a deformazione trasversale impedita. In quel caso epsilon è solo quello assiale, ma anche così, guardate, succedono queste cose. Cerchiamo di capire bene che cosa significa sottoporre a un ciclo isteretico un dato materiale. Non confondete mai isteretico con isterico. Isterico è un termine tecnico della psichiatria, isteretico è un termine tecnico della scienza dei materiali, ma non solo, insomma. Ovunque c'è un'equazione costitutiva, avete un comportamento isteretico. Allora, voi che fate? Aumentate epsilon, e a quel dato epsilon corrisponde un certo sigma. Per un periodo, brutto, non si usa, per un dato intervallo di epsilon, la dipendenza di sigma da epsilon è lineare. Poi, arrivato a una certa soglia, il legame fra epsilon e sigma diventa non lineare. Per cui raddoppiare epsilon, sigma non raddoppia più, diminuisce. E cioè aumenta, ma non aumenta di un fattore 2, per esempio. Allora, si dice che il dato materiale si trova in un regime elastico se, aumentando e diminuendo, variando come volete la deformazione epsilon, la sigma è univocamente determinata dal valore corrente di epsilon e non dalla storia del carico. Quindi se io arrivo a questo stato di epsilon barrato di deformazione, caricandolo, scaricandolo e andando avanti e dietro 20 volte, poi mi fermo qui, ottengo un dato sigma barrato, e questo sigma barrato è sempre il medesimo, indipendentemente dalla storia del carico che mi ha portato a avere all'istante corrente la deformazione epsilon barrato. Si può dimostrare, è abbastanza semplice con banali considerazioni termodinamiche, che un sistema elastico, se e solo se è conservativo, cioè non, il mondo esterno non spende energia in ogni ciclo chiuso. Si capisce, no? Insomma, l'energia che il mondo esterno spende e trasmette al nostro sistema serve solo per deformarlo, non per riscaldarlo, non per rompere pezzi, no, di questo materiale. Arrivati a una certa soglia di epsilon, voi scoprite che succede qualcosa. Nei disegni certe volte c'è così, no? Non sappiamo che succede. Dopodiché scaricate il materiale e ripiombate non alla deformazione zero con carico nullo, ma trovate una deformazione permanente. Allora, questo è un esempio di ciclo isteretico. Abbiamo
corrispondentemente a un dato valore epsilon barrato due livelli di sigma. E quale dei due viene effettivamente sperimentato dal nostro provino? Dipende dalla storia di carico. Se volete, dipende da quello che è successo in questa parte dove ci sono le onde. Perché magari se lo avete caricato meno qui e poi ritornate giù con un altro ciclo di carico, trovate un altro grafico. Ci siamo? Allora io spero che nessuno di voi si faccia venire la voglia di abbandonare il sano determinismo scientifico che da Galileo in poi utilizziamo. Non è che questa equazione costitutiva o le altre che ci possiamo inventare non vanno bene per descrivere qualche fenomeno, allora non si può fare niente, possiamo solo pregare. No, il tentativo che dobbiamo fare è quello di descrivere meglio quello che è successo là, cioè dovete inventare un modello matematico più sofisticato per descrivere i fenomeni che accadono oltre la soglia dell'elasticità. Questo è quello che viene fatto da una teoria che tra l'altro è stata molto coltivata in due paesi strani come l'Italia e la Polonia, che forse hanno in comune solo il fatto che sono molto cattolici, non so che cosa c'entri la plasticità con questo, ma insomma gli scienziati italiani e quelli polacchi hanno studiato molto la teoria della plasticità e si sono inventati un sacco di modelli matematici per descrivere quello che succede in questa regione. Noi non ci proviamo proprio a discutere queste teorie complicate, ci accontentiamo di stabilire un criterio che valga per esempio per le epsilon, che ci assicuri la cosa seguente: se epsilon è minore o uguale di un certo valore, allora mi trovo il regime elastico. Poi se epsilon è minore o uguale di un altro valore, allora mi trovo in regime lineare. Insomma, noi ci accontentiamo nella pratica ingegneristica, mi si perdoni questo, nella pratica ingegneristica ci si accontenta di stabilire una soglia. Purtroppo però nella pratica ingegneristica, neppure quella più rosea, neppure quella più semplice, la deformazione e la tensione si misurano con un numero. Guardate, questo è un dato di fatto. Nessuno ha mai visto nulla deformarsi in maniera così semplice, in maniera così elementare, che un semplice numero sia possa risultare sufficiente a descrivere questo stato di deformazione. Purtroppo il problema di fronte al quale ci troviamo è questo. Noi dobbiamo misurare la distanza dalla matrice 0 della matrice G di deformazione, per esempio. Questa distanza è la distanza di non rottura. Cioè, si deve inventare un criterio per dire G è sufficientemente vicino allo 0. È così vicino allo zero che sicuramente siamo in ambito elastico lineare, oppure G è così vicino allo zero che siamo sicuramente in ambito elastico. Come si misura la distanza fra due numeri? Fate la differenza, calcolate il valore assoluto, amen, avete trovato la distanza. Io vi ho raccontato che c'è un mio collega che diceva che 6 è uguale a 8, quindi per lui 2 è una distanza pari a 0. Ovviamente dobbiamo inventare, noi una cosa del genere l'abbiamo inventata per i numeri, sicuramente uno prende x, prende y, fa la differenza, calcola il valore assoluto e dice questa è la distanza tra x e y. Ma se abbiamo una matrice g, come facciamo a misurare la distanza fra due matrici G? O se proprio ci tenete, in particolare la distanza fra la matrice G e la matrice 0. Non è così semplice.
La brutta notizia è che non si può fare in un modo solo, si può fare in tanti modi. La bella notizia è che i materiali sono capricciosi, si rompono nelle maniere più disparate. Ogni modo di rompersi viene modellato matematicamente da una particolare misura della distanza di G da zero. Allora, cerchiamo di dire un po' meglio e più dettagliatamente questa cosa. Io ho una matrice G. Cerchiamo di capire questa cosa. Cerchiamo di capirlo attraverso un esempio. Questa matrice G, vi ricordate, gli elementi della diagonale principale sono parenti agli allungamenti, e gli elementi al di fuori della diagonale principale sono parenti alle variazioni di angolo fra gli spigoli del cubetto infinitesimo. Quindi, se volete, questa G è fatta così, è una matrice simmetrica. Gli elementi della diagonale principale sono, descrivono variazioni di lunghezza, le variazioni di lunghezza degli spigoli del cubetto infinitesimo. G12 rappresenta una variazione d'angolo dal passaggio da una configurazione di confronto alla configurazione attuale. Ragazzi, chiunque di voi abbia tentato di rompere qualcosa si è reso conto, qualche minuto. C'è una cosa che vi riesce perfettamente. Se tentate di rompere una sbarra d'elle, nessuno si mette a dare martellate così. La cosa che tentate di fare è tentate di cambiare quest'angolo. Allora, ovviamente questo è un esempio che trovo, lascio il tempo per te. Insomma, ci sono dei materiali che soffrono molto le deformazioni al taglio. Il cemento è uno di quelli. Prendete un provino di cemento, caricatelo con una pressione uniforme, cioè applicate su tutte le facce di questo provino una pressione enorme. Quello resiste. Se invece lasciate quattro facce scariche e lo caricate con una pressione su due facce, una apposta all'altra, quello si rompe. Che cosa sta succedendo? Questo materiale è soggetto a tali deformazioni al taglio che alla fine perde la capacità di resistere. Che stiamo dicendo? Che per qualche materiale dovete contare G12, G13 e G23 molto quando misurate la distanza di G da zero, perché quelli sono i parametri cruciali. Va bene? Se invece prendete una ceramica o un materiale, diciamo un cristallo metallico, per quei materiali le forze a compressione e a trazione sono ugualmente importanti, le azioni che comprimono o che tirano, insomma gli elementi della diagonale principale di G o di T hanno lo stesso ruolo nei fenomeni di rottura degli elementi al di fuori della diagonale. Allora ci rendiamo conto che quando specificate l'equazione costitutiva di un dato materiale, ecco, diciamo meglio, quando volete caratterizzare costitutivamente un dato materiale,
non solo dovete dire qual è il legame tensione-deformazione nell'intorno di una data da configurazione di confronto, ma dovete dire pure qual è il range delle G e delle T, range per il quale quell'equazione costitutiva vale. E questo range cambia materiale per materiale. Voi potete avere due pezzi di due materiali diversi, che sono tutte e due omogenei e isotropi. Tutte e due hanno gli stessi moduli di Lamé, però uno si rompe prima di un altro. Questo nei materiali ceramici succede continuamente. Ci sono dei materiali ceramici che fra di loro sono quasi indistinguibili fino alla rottura. Poi uno si rompe molto prima di un altro. Quindi dovete modificare il vostro concetto di equazione costitutiva. Un'equazione costitutiva non è solo e banalmente un legame fra deformazione e tensione. Un'equazione costitutiva è qualcosa di più. È la caratterizzazione nell'ambito della teoria dell'elasticità. Poi vi ho detto, sono i capacitori, i materiali porosi. Insomma, in tutte le teorie dovete capire innanzitutto quali sono i parametri importanti. Poi dovete stabilire le relazioni tra questi parametri e poi dovete stabilire in che range del dominio e del codominio delle funzioni costitutive quell'equazione costitutiva vale effettivamente. Allora, i matematici hanno inventato vari modi per misurare la distanza fra matrici. Ognuno di questi modi è stato utilizzato per formulare un qualche criterio di resistenza. Allora, ora voglio utilizzare il tempo che ci rimane per cominciare a parlare di uno di questi criteri di resistenza. Vi voglio motivare, voglio cercare di farvi capire cosa dovete studiare per la settimana prossima, perché ci sono delle questioni tecniche di fronte alle quali noi non possiamo evitare di non possiamo aggirare queste difficoltà. Io per esempio voglio parlare del criterio di Tresca. Avrete delle difficoltà a riconoscere il criterio di Tresca per come ve lo formulo io e per come è formulato in qualche libro. Vi assicuro che è la stessa cosa. Se imparate che cos'è un autovalore e un autovettore, non capite, non vedrete più nessuna differenza, eh? E soprattutto non capirete perché si usino dei criteri diversi, una descrizione del criterio di Tresca diverso da quello che vi sto per mostrare. Allora, voi dovreste sapere che data una matrice simmetrica S, questa matrice si può sempre diagonalizzare. Che significa diagonalizzare una matrice? Significa trovare una nuova base rispetto alla quale rappresentare l'applicazione lineare che è specificata dalla matrice. Una nuova base nella quale l'applicazione lineare è diagonale, cioè rappresentata da una matrice diagonale. In termini matematici dobbiamo trovare una matrice Q ortogonale, tale che QS Q trasposto è uguale a lambda, dove per tradizione lambda è una matrice fatta così: lambda 1, lambda 2, lambda 3. In generale questa è una teoria che vale n dimensioni, noi la applichiamo a 3 dimensioni. Gli elementi della diagonale principale sono a priori non nulli e gli elementi al di fuori della diagonale principale sono nulli. Va bene. Allora, io l'ho scritta così, questa rappresentazione può essere scritta anche così, basta di definire Q come Q trasposta, no?
perché voglio rigirarlo in questo modo? Perché una matrice ortogonale ha inversa che coincide con la trasposta. Se moltiplico a sinistra per Q, ottengo Q per Q trasposto, che fa l'identità, e ottengo SQ uguale Q per lambda. Va bene? Allora, trovare una matrice Q che diagonalizza una matrice S significa trovare una matrice Q tale che S applicata a Q è uguale a Q per lambda. Ora, chi è Q per lambda? Ragazzi, devo fare il prodotto righe per colonne, però se faccio la prima riga di Q per la prima colonna di lambda, ottengo solo lambda 1 per il primo elemento, perché tutti gli altri sono 0. Se faccio la seconda riga di Q per la prima colonna di lambda, ottengo sempre il primo elemento della seconda riga. Quindi quello che capite è che Q per lambda non è altro che la matrice che si ottiene prendendo le colonne di Q e moltiplicando la prima per lambda 1, la seconda per lambda 2, la terza per lambda 3, e così via. Ci siamo? Allora, se io prendo la prima colonna di Q e ci applico S, da questa uguaglianza scopro che S Q con 1 è uguale lambda 1 Q con 1. Se prendo S e la applico alla colonna Q con 2, ottengo lambda 2, Q con 2, e così via. Insomma, diagonalizzare una matrice equivale a determinare gli autovettori e gli autovalori di quella matrice, dove per autovalore si intende un numero lambda per il quale esiste un vettore U tale che SU è uguale a lambda volte U. Ma questa cosa sembra non entrarci assolutamente niente con il problema che stiamo studiando. Invece no, noi abbiamo un tensore, pensiamo al tensore di sforzo T applicato ad N è la forza applicata di contatto applicata attraverso una superficie di contatto di normale N. Dire che N è un autovettore di T significa dire che attraverso la superficie di normale N la forza di contatto è di tipo solo trazione o compressione, perché non ci sono componenti di taglio. Allora, ve lo dico, interpretiamo il concetto di autovalore e autovettore nel caso particolare del tensore degli sforzi. Allora, T applicata a N, che cos'è? È il vettore di Cauchy attraverso una superficie di taglio N, cioè l'azione di contatto attraverso una faccetta di normale N. Va bene? Dire che T applicata a N è lambda volte N equivale a dire che l'azione di contatto attraverso una piccola superficie di normale N è parallela ad N. Cioè non ci sono sforzi di taglio e l'azione di contatto attraverso N è di tipo pressione o trazione. Va bene? Quindi se volete diagonalizzare la matrice tensore degli sforzi dovete trovare tre direzioni rispetto alle quali le azioni di contatto sono
prive di sforzi di taglio. Ragazzi, queste tre direzioni sono state considerate così importanti nella teoria del continuo di Cauchy che hanno un nome, si chiamano direzioni principali di tensione. Il teorema generale che è dimostrato nel mio libro con Bishara, che dice che ogni matrice simmetrica è sempre diagonalizzabile, quel teorema si può tradurre in termini di tensore degli sforzi così: esistono sempre tre direzioni principali di tensione. Insomma, prendete un corpo, guardate, questa è una cosa importante, prendete un corpo, deformatelo, punto per punto c'è uno stato di tensione. Beh, allora, punto per punto potete trovare tre direzioni, che sono le tre direzioni principali, e tre autovalori che sono i corrispondenti lambda, uno per ogni direzione. Se il cubetto infinitesimo che prendete non è un cubetto infinitesimo orientato come vi pare a voi, ma è un cubetto infinitesimo che ha per spigoli le tre direzioni principali di tensione, allora sulle faccette di questi tre cubetti infinitesimi vedrete solo trazioni o compressioni. Bellissimo. Questo è un teorema molto importante. Ovviamente però in punti diversi la terna principale per lo stato di tensione cambia. E data una matrice simmetrica c'è un algoritmo di calcolo che vi sputa fuori gli autovalori e gli autovettori. Vabbè, quindi se voi calcolate la matrice T trovate gli autovalori e gli autovettori. Bene, cambiate l'orientazione del vostro cubetto infinitesimo, cambiate la matrice rappresentativa dello stato di tensione. Se siete bravi e scegliete come direzioni principali, come direzioni, le direzioni principali, T sarà rappresentata con una matrice diagonale. Allora facciamolo. Scegliamo questo cubetto infinitesimo. Quindi quando scrivo la T uguale questo, sto sottintendendo che T a meno di un cambiamento di base può assumere questa forma. Dire che ogni matrice è diagonalizzabile significa dire che scelta opportunamente la terna d'assi nella quale si rappresenta l'applicazione lineare legata a quella matrice, questa applicazione lineare diventa diagonale. Ma in quella trave che ho disegnato prima e che ora ho cancellata, in punti diversi le terne principali d'asse sono diverse. Quindi non esiste un'unica base che diagonalizza tutto il campo T. Punto per punto io dovrò scegliere una freccia diversa. Ma comunque, visto che il nostro criterio di resistenza si formula per un singolo cubetto, fissiamo la nostra attenzione a un dato punto e al cubetto con spigoli orientati nelle direzioni principali. Allora, che cosa succede se calcolo T, diciamo sempre la stessa cosa per un po', in 1, 0, 0? Viene lambda 1, 0, 0. Qualcuno di voi potrebbe dire, speriamo che qualcuno di voi lo dica, grazie, hai scelto la terna d'assi autovettori,
100, un autovettore deve per forza venire lambda 100. Che mi stai a contare? Mi stai contando cose banali. E infatti non ci sono sforzi di taglio nelle direzioni principali. È vero? Prendiamo una direzione che principale non è. Quindi prendiamo lambda 1, lambda 2, lambda 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e poi prendiamo N1, N2 ed N3. Dove N1, N2 ed N3 ora ce n'è. Va bene? A questo punto, a notare N1, N2, N3 gode di questa interessante proprietà, è un versore. Somma sui che va da 1 fino a 3 di N con I quadro deve fare 1. Mica vi meravigliate di questo. Quella è la lunghezza al quadrato del versore N. E quindi sto dicendo che è un versore, non è che sto facendo... Qual è il risultato? Il risultato è banale anche questo. È lambda 1 N1, lambda 2 N2, lambda 3 N3. Ullala! Se N1, N2, N3 non rappresenta una delle direzioni principali, c'è uno sforzo di taglio. Perché? Perché lambda 1, lambda 2, lambda 3 moltiplicate per N1, per N2 e per N3. A meno del caso Fortunello, nel quale tutti questi tre lambda sono uguali, non è parallelo ad N1, N2, N3. Va bene? Ecco. Quindi che cosa dovrei fare? Questo io avrei la tentazione di lasciarvelo come esercizio, perché uno che ha fatto analisi 2 dovrebbe saperlo fare. Qual è il problema che io ora mi pongo? Devo prendere Tn, che sarebbe quel vettore che abbiamo calcolato, va bene? Dopodiché devo fare il prodotto scalare di Tn con n. Questa è la componente del vettore Tn lungo la direzione. Questo è uno scalare, lo devo moltiplicare ancora una volta per n e ottengo il vettore componente di Tn lungo n, va bene? Ecco, questo è il prezzo di trazione. Quello che resta è il prezzo di taglio. Allora, il problema che mi posso porre a questo punto è il seguente: in quale direzione c'è lo sforzo di taglio massimo, cioè il modulo della componente di taglio è massimo? Se fate due conticini potete scoprire abbastanza facilmente sia qual è la direzione di taglio massimo, ma soprattutto quanto vale questo taglio massimo. E la risposta è sorprendentemente semplice: lo sforzo di taglio massimo è il massimo valore delle differenze degli autovalori. Dovete prendere gli autovalori a 2 a 2. Dovete calcolare la differenza in valore assoluto, dovete trovare quanto vale il massimo di questa differenza. Si fa prima scrivere la formula che a dirla. Dovete fare lambda 1 meno lambda 2 in valore assoluto, lambda 1 meno lambda 3 in valore assoluto, lambda 2 meno lambda 3 in valore assoluto. Questo dovete fare. Dovete fare le differenze degli autovalori e dovete vedere quanto vale il massimo di queste tre differenze. Che cosa significa il massimo di queste tre differenze?
provate a scriverlo in formule e a dimostrare questa proprietà. Dovete fare due derivate parziali con questo vincolo. Potete anche scrivere n3 quadro in funzione di n1 e n2 e fate solo due derivate parziali. Allora, notate, capite, seguite questo ragionamento. Io prendo la direzione n generica. Con la direzione n generica faccio questo prodotto di righe per colonne e trovo questo vettore. Questo è il vettore forza di contatto. Questo vettore ha una componente lungo n e una componente ortogonale ad n. Mi chiedo per quale n1, n2, n3 c'è il taglio massimo, cioè la forza di taglio in cui modulo è massimo. Ovviamente devo semplicemente trovare il massimo di una funzione di tre variabili. La risposta a questo problema, che è frullata in vari modi, trovate in quasi tutti i libri di scienza della costruzione, ma molto spesso trovate pure un frullato della dimostrazione, la risposta a questo quesito è semplice. Il massimo valore dello sforzo, del modulo dello sforzo di taglio è pari al massimo di queste differenze. Se voi prendete la matrice T di partenza, la diagonalizzate usando l'equazione secolare, vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte, determinante di T meno lambda I uguale 0. Questa è l'equazione che ha come radici gli autovalori. Buttate dentro questi autovalori nell'equazione agli autovettori e trovate gli autovettori. Quindi voi sapete diagonalizzare, c'è un teorema generale che vi insegna a farlo, ci sono gli algoritmi di calcolo, in ogni calcolo non c'è programma che non diagonalizzi matrici, ma anche il più fetente nei programmi di quelli derai, di quelli che si insegnano alla scuola media superiore, tutti diagonalizzano le matrici, MEPO, matematica, qualsiasi cosa, persino sa diagonalizzare le matrici, guardate, ed è tutto di me. Si diagonalizzano le matrici, è un algoritmo di calcolo semplice. Perché? Perché c'è una formula risolutiva dell'equazione di terzo grado. Diventa doloroso se le matrici sono 4x4, ma c'è la formula di Cardano. Da 5x5 in poi uno deve usare metodi numerici, sicuramente. Ma ogni qualvolta avete un polinomio di terzo o di quarto grado, sicuramente riuscite a risolvere l'equazione caratteristica e trovate in forma chiusa per radicali le radici. Quindi non c'è veramente nessun problema tecnico a fare questo. Trovate gli autovalori, calcolate il massimo degli autovalori, scoprite facilmente qual è il massimo sforzo di taglio. Allora, capite bene questo fatto. Io ho un provino caricato lungo l'asse, ho il mantello laterale libero. Perché si rompe sempre così? Perché nello stato di tensione a cui è soggetto quel provino caricato in quel modo, la normale n soluzione del problema che abbiamo appena formulato, cioè che l'autovettore, la direzione rispetto alla quale si vedono i massimi sforzi di taglio, è proprio quella direzione. Quindi dipende dalle proprietà materiali, dipende dalla situazione di carico. Quello è il piano che vede il massimo degli sforzi taglianti. Se il vostro provino
particolarmente sensibile, soffre particolarmente, è debole, non riesce a resistere agli sforzi di taglio, si romperà seguendo superfici che sono ortogonali alla direzione del taglio massimo. Allora, per questo particolare tipo di materiali noi introduciamo il criterio di Tresca. Il criterio di Tresca che dice? Dice, guarda, il nostro materiale si comporta in maniera elastico, addirittura in maniera elastico lineare, solo fino a quando tutti e tre questi numeri sono minori di una certa soglia. Quindi solo quando il massimo fra questi tre numeri è minore o uguale di un certo K. Ecco, questo è un modo che abbiamo introdotto per misurare la distanza del tensore degli sforzi T dal tensore degli sforzi zero. La distanza di un dato tensore T dallo zero è il massimo dei valori assoluti delle differenze dei suoi autovalori. Se uno di queste differenze raggiunge una certa soglia, allora il materiale che stiamo considerando non è più il regime elastico o elastico lineare. Vi sembrerà strano, ma questo è il criterio di resistenza più semplice che c'è. Non si applica a tutti i materiali, questa è la brutta notizia. Non ci sono solo materiali che soffrono gli sforzi di taglio, ci sono anche materiali che soffrono la pressione. Notate, se lambda 1 uguale a lambda 2 uguale a lambda 3, tutte e tre questi sono uguali, e avete quindi uno stato di tensione di tipo pressione, quanto valgono queste differenze? Zero. Stiamo dicendo che questo materiale non si rompe mai se lo comprimete con uno stato di tensione a pressione. Questo è chiaramente inverosimile. Ok, io applico un miliardo di megapascal, quello non si rompe. È chiaro che questa è un'ipotesi che deve essere presa con le pinze, è un'approssimazione. Stiamo dicendo che questi materiali sono molto più sensibili agli sforzi di taglio rispetto a quanto siano sensibili agli stati di tensione di pura pressione. Va bene? Allora, il provino di tufo giallo napoletano che ho studiato per tutti quei mesi, il provino di cemento senza barre di rinforzo, l'alluminio, il sale, sono tutti materiali che in buona approssimazione possono essere descritti per mezzo di un criterio di resistenza di tipo Tresca. Quindi per questi materiali si capisce pure perché pigliare il sale con il quale abbiamo maggiore familiarità, scusate, quello appena avete gli sforzi di taglio i grani tendono a staccarsi l'uno dall'altro, chiaro che quello soffre gli sforzi di taglio, anche se così finiamo la lezione con una nota di sano spirito, con un sano spirito ingegneristico, la mulazza, quella cosa che sbriciola i grani
per portarli a una taglia sufficientemente piccola, cosa che avete studiato dettagliatamente, come si fa a sbriciolare un coso e far uscire i grani piccoli. E voi li fate piccoli quanto volete voi, sempre una taglia c'hanno quei cavoli di grani. Quindi anche se li avete fatti sbriciolati bene e avete messo una polvere cementante buona, e poi ci avete versato l'acqua senza sale di mare, sapete, fanno anche questo, eh? E soprattutto anche la sabbia, cercate di non farla mettere di mare, perché il grano non è che succede qualcosa, il sale ha delle proprietà meccaniche diverse, quindi si stacca prima, cede prima, poi non lega, o qualche volta fa delle reazioni chimiche perverse con il legante. Se lo fate sufficientemente fine, ottenete delle superfici dove agiscono gli sforzi di taglio molto contorte. No, non è che avete un grano grosso e un altro grano grosso e avete una forza di taglio così. Se avete tanti grani piccoli che si sono affacciati l'uno all'altro seguendo una superficie che è tutta contorta, applicare uno sforzo di taglio così, e a me quello regge come un materiale sotto. Ecco, cosa deve succedere perché si rompa un materiale in cui il grano è così piccolo? Che il cubetto infinitesimo sul quale potete considerare applicati i vostri sforzi di taglio sia della stessa dimensione del grano. Quindi voi dovete avere uno stato di tensione che varia, vi ricordate come abbiamo scelto epsilon dei cubetti infinitesimi? Deve essere sufficientemente piccolo da essere sicuri che lo stato di tensione e di deformazione è omogeneo là dentro. Allora, per scassare un materiale che è disomogeneo alla taglia piccola L, voi dovete avere uno stato di tensione che varia lungo distanze pari ad L. Questa è la considerazione importante che potete fare con tutta questa storia. Numero uno. Numero due. Lo sapete perché la legge prescrive che i cubetti di cemento debbano avere delle dimensioni prescritte? Perché quelle dimensioni devono contenere un numero sufficientemente alto di grani. Se qualcuno ha imbrogliato e ha messo dei grani grossi, quel cubetto di quelle dimensioni precise si romperà prima al taglio. Questo è il discorso. Allora, tutta questa storia degli sforzi di taglio e del criterio di Tresca è strettamente collegato alle modalità di progettazione non della struttura, ma del materiale. Il cemento armato è un materiale artificiale che è stato inventato dai francesi alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e poi ha trovato la sua applicazione solo recentemente in grande scala. Ragazzi, nessuno lo sa che fa cemento a lungo, perché le prove di carico a milioni di cicli non sono state fatte fino in fondo. Non si sa una struttura di cemento armato come si comporta dopo 300 anni, sono scarsi 100 anni. Insomma, se volete progettare una cosa che duri 1000 anni, usate il vecchio metodo delle pietre uno sopra l'altro.